del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi sono qui alle porte di Firenze, sono presso Mondo Rose e Fiori e in compagnia di Cecilia Lucchesi andremo a parlarvi di quello che vedete qui alle mie spalle, che è il giardino senza acqua. Andiamo a presentarlo, ve lo faccio presentare logicamente da lei. Eccoci qua Cecilia, cosa puoi dirci di questo giardino senza acqua, giusto? Si chiama così? Sì, è il giardino senza acqua, è il giardino senza irrigazione. Posso dirvi tanto. Innanzitutto questo è il frutto di un corso che abbiamo tenuto in ottobre scorso, quindi in vivaio. Il titolo era Il giardino senza irrigazione e considerando i cambiamenti climatici, la problematicità acqua a livello globale, noi tecnici del verde ci dobbiamo assolutamente adeguare a quelli che sono i cambiamenti generali e quindi ci poniamo la problematica dell'acqua. Ce la poniamo noi come esercenti e se la pongono i nostri clienti che non sanno più come gestire i propri giardini. Perché ci sono anche dei divieti tante volte di bagnare i giardini, giusto? Esattamente, l'anno scorso tutta l'estate nella maggior parte delle regioni italiane ci sono stati i divieti regionali di annaffiare non solo i giardini ma anche gli orti domestici. Quindi proprio per la carenza che c'è stata e questo grande lungo periodo di siccità. Seguendo questa onda ci siamo attivati come vivaio nel cominciare a pensare al giardino in un'altra forma, in un altro modo, e il tema del giardino senza acqua rientra nel tema più grande del giardino sostenibile. L'aspetto acqua naturalmente è un aspetto assolutamente preponderante. Qui cosa abbiamo? Allora, questa è appunto una esperienza, a mio parere, anche ben riuscita, di un giardino totalmente senza acqua, con l'inserimento di piante diverse, di piante anche da, diciamo, di specie botaniche completamente diverse l'una dall'altra, ma che in ogni caso si armonizzano piuttosto bene. Sono piante naturalmente che hanno una scarsa esigenza idrica, possono sopportare anche lunghi periodi senza essere annaffiate in assoluto e rispondono bene a questo tipo di situazione. Le piante che abbiamo scelto ve le posso indicare una ad una. Abbiamo come leitmotiv, come diciamo motivo principale preponderante, la stipa tenuissima che molti di voi conosceranno, è una graminacea molto molto bella, elegante e facile da tenere. E mi dicevi, scusa se ti interrompo Cecilia, che questo l'avete impiantato ad ottobre, quindi vasetti piccoli, noi giusto? Noi abbiamo impiantato questo giardino ad ottobre da vasetti del 14 e massimo da vasetti del 18. La stipa, per farvi un esempio, aveva una parte aerea di questo tipo. Quindi il risultato che abbiamo dopo 8 mesi più o meno è questo qua. Quindi senza essere irrigato dall'uomo, ma cosa posso dire? Che abbiamo avuto una stagione molto molto generosa per l'acqua quest'anno. Okay. Quindi loro si sono acclimatate molto molto bene, sviluppando anche radici in profondità. Evidentemente, questo è una prova evidente di questo. Quindi la fase dell'attecchimento, diciamo, una assistenza idrica è utile e proprio per questo noi suggeriamo caldamente di realizzare i vostri giardini in autunno, quindi nella stagione più favorevole, più propizia, più umida, in modo che le radici abbiano tutto il tempo di calare in profondità con le piogge autunnali e in inverno assestarsi pienamente per poi scoppiare in primavera. Prima delle gelate, l'ottobre e il novembre sono due mesi buoni per Sicilia. Sì, diciamo da settembre a novembre è bene iniziare a fare giardini, impiantare arbusti, alberature, tutto quello che riguarda impianti di una certa dimensione. Cosa abbiamo oltre la tifa? Oltre alla stipa abbiamo la gaura, l'Indeimeri. A me piace, preferisco la Indeimeri a tutte le altre, che è la specie forse più conosciuta. Il fiorellino è bianco, esile, sembrano farfalline che si muovono al vento insieme alla stipa. Quindi una pianta anche lei rusticissima, erbacea perenne, andrà a riposo in inverno per ripartire a primavera sempre più allargata. Questa è un'altra meravigliosa graminacea, questa è il Calamagrostis Karl Forster,
è una pianta che è bellissima in tutte le stagioni e il suo momento migliore è l'autunno, quindi ancora non è nella sua forma migliore. Le ci vuole un po' di tempo per crescere e sviluppare, e come vedete è ancora molto esile, ma cestirà molto di più e sarà sempre più spettacolare negli anni. Inoltre ho cercato di inserire piante, bene, la verbena bonariensa, anche lei ha bisogno di poche presentazioni, pianta nota ormai, molto sfruttata anche nell'arredo urbano, nell'arredo delle rotonde, proprio per la sua scarsissima esigenza di qualunque tipo, non si ammala, vuole poca acqua, ha una lunga fioritura, oltre al fatto che è una pianta utile perché attrae gli impollinatori e soprattutto le farfalle, la pianta delle farfalle. Un po' come la budleia. Un po' come la budleia, si accompagna molto con la budleia proprio per questa sua caratteristica. Ora è in una fase un po' di sfioritura, come vedete, però è sempre bella accattivante. Devo dire che è una di quelle piante che anche in fase di sfioritura, quando il fiore, l'infiorescenza se n'è andata, mantiene un suo interesse ornamentale in giardino anche in autunno, quindi molto consigliata, viene usata anche nelle composizioni di fiori secchi. Quindi la verbena si accompagna con la gaura, si accompagna con la stipa e si accompagna con questa che è un mio amore, perché a me piacciono le cose spontanee e semplici. Lei è un'achillea millefolium dei campi, e ho preso il seme proprio dalle nostre colline soprastanti il vivaio, e questa è una pianta endemica dalle nostre parti. Oltre a essere una pianta molto utile perché attrae insetti utili, è una pianta utile perché ci si fanno delle tisane meravigliose, e l'achillea poi ha mille proprietà per quanto riguarda la cura della pelle, vengono fatte, viene utilizzata molto proprio nella medicina naturale e nella cosmesi naturale. È anche una pianta che fiorisce costantemente, quindi vedete qui lo sfiorito, ma allo stesso tempo sta già ricacciando dal basso nuovi getti teneri con la fioritura, quindi è generosa. Estremamente generosa, inizia a primavera, finisce in autunno. Benissimo. E è bello anche il fiore, diciamo, sfiorito. Questa è una pianta volgarmente chiamata l'erba della Madonna, il nome botanico è Sedum telephium, è una pianta di scarsissima esigenza idrica, sembra una pianta grassa, infatti ha la foglia molto carnosa, e fiorirà in tarda estate fino a tutto l'autunno con un'infiorescenza molto ricca, potrebbe assomigliare un po' ad un'achillea e un po', ecco, simile alle ombrellifere, di colore acceso rosa rosso. Ma perché si chiama la pianta della Madonna? Questa è una pianta curativa perché dalla foglia, ecco, vi faccio vedere, che dovrà essere trattata così, si opera un piccolo taglio e si sfoglia. Ecco, noi utilizzeremo questa parte vischiosa della foglia per applicarla nelle zone dolenti. È un ottimo risolutore per le gengive irritate, per ascessi in bocca e quindi proprio per tutti i fastidi che possono essere in bocca, ma non solo, è un cicatrizzante eccezionale e quindi si applica sulle bruciature o sulle abrasioni e è un disinfettante. Tanto che l'ospedale di Firenze Centrale ha avviato con l'Università di Firenze una vera e propria coltivazione di erba della Madonna per curare tutte le malattie, diciamo, della pelle. Ma pensa te. Benissimo, allora abbiamo imparato anche qualcosa, oltre ad aver visto questo splendido giardino. Ecco, io penso anche che sia un antirughe. E questa non me la leva nessuno. Ah, che bello! Perché quindi, poi diciamo, stende veramente la pelle. Quindi mettetevi nel giardino, questa, ripetiamo il nome di questa pianta? È erba della Madonna, Sedum telephium.